Riccardo, nel gol di domenica si è vista tutta la tua voglia di segnare, l'atteggiamento che comunque metti sempre in campo quando sei chiamato a entrare sul terreno di gioco, di massimo impegno per domani. Sì, diciamo che è un po' il mio dovere, nel senso che per forza uno deve entrare in campo e dare il 100%, sia per la società che per la città, per la maglia, per tutto. Nel gol l'ho cercato con rabbia, perché una palla così per un attaccante ne capitano poche, quindi bisogna assolutamente trovare il gol. È un momento in cui si parla tanto degli attaccanti, si parla tanto soprattutto anche di Gianmarco Piccioni, e si parla anche di te. Magari si dice che potresti meritare a questo punto anche un posto da titolare. Tu cosa rispondi? Ma decidere al mister, ma non è una competizione tra me e Piccioni, perché possiamo anche giocare insieme. Secondo me, come ho ripetuto, vedendo la gara nel primo tempo, penso che Baccio e Piccioni abbiamo fatto una gran buona gara, perché hanno fatto un lavoro sporco, ottimale, e abbiano messo in campo un sacrificio per la squadra, cioè da evidenziare, perché non tante punte riescono a fare questo lavoro sporco qui, e per una squadra che si deve salvare è importante. Le tre vittorie consecutive che sono arrivate all'arrivo di Maurizio, secondo te sono state l'effetto Maurizio che un po' poi è svanito, oppure qualcosa è mancato nelle ultime due partite? No, affermo, abbiamo fatto una buona gara, ci sono stati un po' di episodi a nostro sfavore, ma a livello del gioco secondo me siamo stati bravi. Qua con l'Albino Leffe forse ci siamo abbassati un po' troppo, quindi dobbiamo lavorare magari per tenere la squadra un po' più alta nella metà campo avversaria, però per un pareggio contro una squadra che l'anno scorso è arrivata quinta in classifica non credo che bisogna amareggiarsi così tanto. Domenica c'è un'altra sfida a salvezza, perché così dice la classifica, in un campo un po' particolare perché è molto stretto, anche se in buonissime condizioni, può essere una valutazione da considerare anche in ottica, considerando i prossimi avversari. Beh sì, certo, adesso col mister lavoreremo per vedere i punti deboli dell'avversario, per andar là, per vincere, per ottenere il bottino pieno, perché questo è sempre l'obiettivo di ogni partita quando scendiamo in campo. Sicuramente è una sfida a salvezza, i punti varranno a doppio e quindi ci sarà sicuramente da far la guerra in mezzo al campo, perché non sarà una partita facile.